A Santa Croce in Gerusalemme per la rassegna Per il cinema italiano. Stasera è di scena uno dei film più belli degli anni 70, uno dei film più belli del nostro cinema civile, ovvero Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. Buonasera Giuliano. Ciao amico caro. Anche questa sera, come per Carlo Verdone, intervistiamo Giuliano Montaldo il 2, c'è con noi anche Gabriele Niola di Bad Taste e potrete vedere l'intervista anche sul sito badtaste.it. Buonasera Gabriele. Ciao. Partiamo da una domanda banalissima, l'attualità di vedere Sacco e Vanzetti insieme al pubblico di oggi. Ettore Scola diceva che quando un film rimane attuale, più che merito del film, è colpa del mondo, perché certi problemi non vanno mai via. È un po' anche il caso di Sacco e Vanzetti. Ma credo proprio di sì. Qualche volta mi dice, sembra un film attuale, fermo film di oggi, vuol dire che il mondo non cambia, che l'intolleranza continua a vivere trionfalmente, ahimè. E questo c'è da pensarci. Devo dire che anche pochi giorni fa hanno fatto una visione del giocattolo, che anche lì si parla della pistola in mano, della facilità con la quale avere un'arma in mano poi si finisce per usarla, e uno mi dice fra un film attuale, e ti prendono un po' di brividi per la verità, perché poi alla fine non pensavi, quando l'hai fatto, solo di denunciare una cosa, un evento, ma non che fosse diventato fino a punto che il signor Trump chiedesse che anche i professori si armassero e che così se arriva uno armato loro sparano, insomma siamo al delirio. E quindi, insomma, eccoci qua. Sì, è attuale. Prego. Sacco e Vanzetti è probabilmente il suo film più noto in assoluto, il più amato, il più apprezzato, però io mi chiedo sempre, ma è così anche per lei? Cioè, il gradimento del pubblico poi non sempre magari coincide con il gradimento dell'autore, magari ne preferisce altri. Avrebbe voluto vedere altri dei suoi film restaurati? Qualcheduno è stato restaurato. Per esempio Giordano Bruno, da restaurato lo stesso Storaro, che è l'autore della fotografia, ed altri. E, insomma, fa piacere naturalmente che questo avvenga, perché poi il film continua a vivere in qualche modo. Però, insomma, Sacco e Vanzetti, dico, la reazione del pubblico mi ha... Guardi, eravamo io, la mia collaboratrice e collaboratore e compagna di vita, Vera Pescarolo, eravamo insieme a Bologna pochi giorni fa, non una settimana fa forse, e nella sala grande... E la Cineteca di Bologna ha organizzato la proiezione del film restaurato, e devo dire che c'erano 3.000 persone sedute e 2.000 e più, 2.000, mi hanno detto un numero incredibile, in piedi o seduti sulle gradinate della chiesa, del municipio, o per terra. E alla fine è stato un delirio di domande, sembrava veramente fatto ieri. E questo è curioso anche per me, è interessante, e naturalmente non lo immaginavo. E questo vuol dire però, nel segno, quello che dice Ettore, grande intuitore di queste cose, che sì, che purtroppo ci si rende conto che l'intolleranza continua a vivere. Bertolucci dice di avere un debole per i suoi film che hanno avuto successo, perché gli ricordano il successo, perché gli ricordano che tutto è andato bene. Ma è vero anche per lei questa cosa? Beh, devo dire che io amo anche dei film che non sono arrivati a questo, ma per delle ragioni che poi diventano proprio... C'è un film, L'Agnese va a morire, con Ingrid Tulin, che avevamo girato in Romagna. Io dico sempre, quello è un film prodotto dalla gente. Certo, c'era anche un produttore, Agostini, e c'era anche Pescarolo, però in realtà chi ci ha sostenuto, chi ha voluto quel film era la gente di Romagna. Era bellissimo vedere Ingrid Tulin, che faceva la parte di Agnese, che è voluta stare un mese con le
signore di quel posto, quelle signore, figlie di, o le protagoniste, le famose staffette partigiane, ha voluto stare un mese lì, senza essere pagata, per imparare, per capire, per muoversi. E quando poi, in quelle valli di Comacchio immense, no? Dove non ti perdi non l'occhio, lei camminava su queste rive in bicicletta, e poi spuntava uno là in fondo: ma stop Agnese, vieni, dobbiamo rifarla, abbi pazienza. Beh, come facevi a tamponare una pianura? E magari due o tre volte cadeva, ma c'erano le donne che aspettavano, dicevano: Agnese, non mollare, Agnese, vai, vai. Ma era, allora voglio dire, come si può dimenticare questo? Come si può poi a non amare anche gli occhiali d'oro, che è molto amato davvero, la mia compagna. È stato anche quello un rapporto con la città di Ferrara meraviglioso. Ci sono degli eventi che superano, come dire, il ricordo del film, ma è indimenticabile il rapporto che c'è stato con la gente che ha amato il tuo lavoro. Un'altra domanda su Sacco e Vanzetti. C'è un attore incredibile in questo film, che è Gianmaria Volonté, con il quale avete dato forma ad un personaggio realmente esistito, che è sempre qualcosa che pone un po' di problemi, perché chiaramente c'è l'esigenza del cinema e l'esigenza della realtà. Come è andata questa lavorazione? Eravate sempre d'accordo su tutto, o c'erano delle cose che lui voleva? Ma intanto c'è un altro attore nel film che io amo molto, che si chiama Cucciolla, che tra l'altro prese anche il premio a Cannes come miglior attore. E devo dire che come erano quei due? Non è che qualcuno è venuto a raccontarci, però se lei avesse conosciuto bene Volonté, si sarebbe reso conto che lui, finché non aveva studiato fino in fondo, informandosi, indagando, eccetera, eccetera, non sarebbe stato dentro. Era diventato, Gianmaria Volonté era diventato Vanzetti. Addirittura anche alla sua città di Vanzetti, che dove è nato, e quando abbiamo fatto degli incontri c'erano delle persone anziane che ricordavano così, con aver sentito le lettere, non è che l'avevano conosciuto, perché lui è partito nei primi anni del Novecento, però voglio dire, non c'è stato uno che non ha detto: ma quello è veramente, Volonté è veramente lui. Perché, per esempio, lui aveva una, si è scoperto che mentre il Sacco, poverino, aveva moglie, figlio, un uomo del sud molto così toccato da questo dramma terribile, e poi voleva andare via già dall'Italia, come raccontano, come anche raccontato nel film. E quindi, mentre invece l'altro era piemontese, Villafalletto, Gagliardo, libero, un po' anche leggermente da un Giovanni, e quindi che ha vissuto questa avventura. Però durante tutta la fase di 7 anni, di tutta la fase processuale, ogni volta diceva: Sacco, scusa, hai freddo? Ti vado a prendere qualcosa? Vuoi un caffè? Vuoi una birra? Ti copro, hai caldo? Ti scopro? Cioè, l'ha accudito per tutto il tempo. E durante la lavorazione del film, il signor Volonté al signor Cucciolo ha fatto sempre le stesse cose, come se fossero quelle del, sono loro due. E l'altro è entrato anche lui in questo gioco fantastico. Beh, insomma, io poi ci ho fatto un altro film, lo conosco bene, lo conoscevo anche bene prima, e quindi ho avuto la fortuna che faceva due personaggi positivi. Poi se sono personaggi negativi è meglio tenerlo lontano.
Forse può valer la pena di ricordare, anche se non è legata a Sacco e Vanzetti, come tu hai incontrato Volonté. È una storia molto bella. Il tuo primo ciak da aiuto dell'aiuto dell'aiuto, ti va di raccontarlo? Beh sì, se vuoi te la racconto, ma io era la seconda unità, il titolare naturalmente, la seconda unità di questo film Sotto 10 bandiere di Coletti era Lizzani. Il film aveva avuto dei ritardi grazie, per colpa del maltempo, e quindi De Laurentiis aveva chiesto, e naturalmente il regista Coletti era d'accordo, che Lizzani facesse. Ma a un certo punto, una mattina, io arrivo alla vasca navale dove avevano ricostruito un pezzo di nave in teatro, e mi arriva di corsa uno e dice: guarda che c'è Lizzani al telefono. Telefono a gettone, non c'era il telefonino, no, sia chiaro. Allora vado e dice: non sto bene, c'ho un po' di temperatura, c'ho. Allora che fai? Dillo. Io vado e gli dico: signori, Lizzani sta poco bene. Vedo tutti. Beh, dopo un quarto d'ora, con il pallone fuori lì nel corso, tac tac, tac. Improvvisamente un urlo inumano, si apre una finestra e De Laurentiis: che sta succedendo? Va sul direttore di produzione e dice: ma Lizzani non sta bene. E non c'ha l'aiuto regista. Sì, gira lui. Io avevo 24 anni. Vado, chiamo Lizzani e dico: Carlo, vorrebbero che io... Sì, allora fallo. Ti ricordi? C'è su quell'ebreo che viene insultato e sarebbe quello che ho scelto l'altro giorno. Ah, sì, va bene. Allora, viene questo qua. E io, insomma, voglio dire, la prima volta che dico motore, metto il carrello, che faccio? Macchina fissa. Allora metto un carrello, dico: guardi, a lei la insultano. Lei fa uno scatto avanti, il carrello va dietro, la precede e prende questa ascia che è qua, e poi alza così e dice: lui fa, l'ascia lì, perché non è qua? Senza fare quel carrello dietro. La troppa mi guarda, no, forse non ha capito. Carrella indietro, lei va qua, prende l'ascia e la alza. Non riesco a capire perché devo fare quel passo avanti, perché non è qua. Allora io prendo l'ascia e gliela spacco in fronte. Allora faccio il carrello, benissimo. Lei come si chiama? Gian Maria Volonté, Giuliano Montaldo. Era il primo ciak della sua vita e il primo del mio. Un bel inizio, vero? Un'ultima domanda, Gabriele, prego, prego. Allora, viene spontaneo da chiedersi, rivedendo il film adesso, come sia possibile che ad un certo punto una lavorazione così lunga e su un film che poi alla fine è un film corposissimo, pieno di parole, molto verboso, poi in realtà quello che rimane nella memoria più di tutte sono i gesti, i movimenti, i corpi, i volti e la canzone, ovviamente la canzone che chiude. Quindi mi chiedo, lei lo ricorda più come una lavorazione di sceneggiatura, di parola, di dialoghi, oppure come una direzione improntata a quello, i gesti, a come erano posizionati gli attori? Ma devo dire che, grazie anche appunto al mio collaboratore Pera, gli attori, anche per le parti più piccole, sono stati scelti con molta attenzione. L'abbiamo girato in Irlanda, abbiamo girato in Jugoslavia, poco in America, perché tanto in America non c'è neanche più un mattone di quell'epoca, e quindi è inutile fare io non dimenticherò mai che quando sono andato giù per un film che poi ho fatto da quelle parti, il primo Intoccabili, un produttore mi ha detto: ti porto nel più vecchio ristorante, sarà un'emozione, nel più vecchio ristorante di Los Angeles. E detto: andiamo. Arrivo lì, c'è scritto 1930, lo stesso anno che sono nato io, dico, l'immortale. Ma insomma, voglio dire, è abbastanza bizzarro, no? Comunque devo dire che gli attori, e poi proprio noi abbiamo
preso molto insieme Onofri, Fabrizio Onofri, lo sceneggiatore, con me, e critico ma soprattutto storico, e abbiamo preso molto dagli atti processuali, molte battute, molte cose, cioè quel discorso che fa Volonté, l'ultimo discorso che fa in tribunale è quello. Spesso era proprio della roba che avevano trovato e delle cose. E in base proprio a certi tipi di letture ci è venuto in mente che tutto doveva essere fatto con questa ricerca di tonalità, di aggressività o di giochi di parole anche. Va bene? Forse c'è un'ultima cosa che vorrei farti dire prima di salutarti. Ti aspettavi che una delle due canzoni di John Baez, la famosa Here's to You, sarebbe diventata un inno cantata in tutte le manifestazioni del mondo? Ancora oggi, forse la canzone più famosa di John Baez. Ma questo non me l'aspettavo sicuro. Quello che mi ha, che ti racconto, però mi è accaduto. Ero a Berlino per incontrare un produttore, dovevo girare da quelle parti, e c'è una manifestazione studentesca oceanica e vengono avanti cantando sto io unico, e un poliziotto mi ha dato un colpo così per bloccarmi e non farmi attraversare, e tra me ha detto: se quel poliziotto sapesse che è colpa mia, chissà come va a finire. Grazie. Grazie Giuliano, grazie Gabriele, grazie a tutti voi.